E bella a tutti ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che secondo me può interessare tanti di voi. Infatti oggi proverò a darvi consigli, dei piccoli trucchetti che utilizzo io per migliorare la mia mira in ogni COD. Sono trucchetti che funzionano su ogni COD, quindi potete utilizzarli su qualsiasi COD, su qualsiasi piattaforma e su qualsiasi e con qualsiasi arma soprattutto. Allora raga, prima di partire starto una partita con i bot, perché tra i piccoli trucchetti ce ne sarà anche uno riguardante i bot, quindi pian pianino ci arriviamo. Allora raga, qual è il consiglio per eccellenza che posso darvi? Allora, qual è il primo consiglio che secondo me è anche quello più importante da utilizzare su ogni COD? Il primo in assoluto che vi consiglio è quello di utilizzare sensibilità basse. Ma perché? Non dico troppo basse, ma sensibilità che vi permettano sia di muovervi e quindi magari girare angoli e robe del genere tranquillamente, e sia vi permettano di mantenere il mirino il più vicino possibile all'avversario. Perché vi spiego, su Call of Duty, su questa cosa riguarda solo console, su Call of Duty, come in tanti altri giochi, ma non tutti, c'è la mira assistita. Ma cos'è la mira assistita? Un aiuto che il gioco vi offre, solo su console, che in pratica vi fa rallentare la mira nel momento in cui voi passate il mirino sull'avversario. Adesso non fate caso agli avversari che sono dei bot recluta, però voi quando mirate un avversario la mira si rallenta, cioè qua non è veloce come lo è qua. Vedete che io faccio lo stesso movimento, ma la mira è rallentata. E nel momento in cui voi utilizzate una sensibilità più bassa, questo aiuto che il gioco vi fornisce è più alto. Quindi se avete, che ne so, sensibilità 12, non avrete la stessa mira assistita che il gioco vi offre avendo sensibilità 4. Quindi un aiuto che può servirvi è quello di diminuire la sensibilità. Non diminuitela troppo, perché compenserà il fatto che abbiate una sensibilità bassa con il fatto che vi girerete lentamente. Nel momento in cui vi girate lentamente, un avversario ha il vantaggio su di voi. Quindi badate bene a che sensibilità mettete. Non giocate sul fatto che avete la mia sensibilità più alta, allora vi mettete una sensibilità 1, perché sennò veramente non fate niente. Questo discorso non vale su PC, perché su PC purtroppo non c'è la mira assistita, quindi su PC giocando con mouse non avrete il rallentamento nel momento in cui passate vicino al nemico. O comunque, non so di preciso, ma magari è tanto tanto più basso la mira assistita, magari leggermente c'è. Però so che la differenza si nota veramente tanto, perché io da quando sono passato da PlayStation a PC sono peggiorato veramente tanto per quanto riguarda la mira, e quindi sto cercando di recuperare. I trucchetti che utilizzo per recuperare sono appunto quelli che vi sto spiegando. Quindi ho abbassato la sensibilità rispetto a quando giocavo su PlayStation. Un altro consiglio che posso darvi è quello di utilizzare gli accessori che vi stabilizzano l'arma, perché sono gli accessori che più vi aiutano a mantenere il rinculo basso. Quindi un'arma che ti mantiene il rinculo basso è un'arma che ti fa smirare di meno. Quindi se voi utilizzate, tipo ad esempio su quest'arma qua, utilizzo tutte e due le impugnature. Infatti ho notato che l'arma dà scarsissimo. Io l'ho provato a utilizzare su PC, l'ICR l'ho provato a utilizzare solo con la prima impugnatura, e raga, vi giuro che è un'arma inutilizzabile su PC. Magari inutilizzabile solo per me, ma io non riesco a utilizzarla. Poi ho provato a inserire la seconda impugnatura, è diventata un'arma devastante, veramente una delle armi più forti del gioco. Perché in COD non conta sparare tanti colpi, ma i colpi che spari farli entrare. Quindi piuttosto provate magari a eliminare un caricatore aumentato, magari che c'è su qualche arma, e provate a mettergli un'impugnatura,
perché l'impugnatura compenserà il fatto che abbiate meno colpi col fatto che ne fate entrare di più. Quindi non vi servirà un caricatore aumentato. Quindi il consiglio che posso darvi io è quello di utilizzare il più possibili accessori tipo impugnatura che vi diminuisce il rinculo e quindi vi permette di mantenere più stabile possibile l'arma sull'avversario. Un altro consiglio che posso darvi, che utilizzo anch'io, è come in ogni cosa l'allenamento. L'allenamento com'è che si può fare? Io utilizzo vari metodi, che uno è quando starto una sessione di gioco, quindi che ne so, arrivo da lavoro e prima di iniziare a giocare mi faccio qualche partitella, uno o due, contro i bot. La prima la faccio sempre e solo contro i bot recluta, perché ho bisogno di allenarmi con la precisione dell'arma. Poi successivamente, se vedo che proprio i bot fanno veramente schifo, passo ad aumentare la difficoltà dei bot, in modo tale che il tempo di reazione dei bot sia sempre minore e quindi mi richiede una maggiore precisione per ucciderli. Come vedete qua, i bot su Record sono veramente scarsi, però all'inizio, per migliorare la mira, sono molto utili. Anche perché rispetto agli altri tipi di bot, questi qua si muovono molto di meno, quindi per iniziare direi che va più che bene. Poi ogni volta, ogni giorno, se vedete che con i bot recluta oramai ce la fate tranquilli, potete aumentare e passare, che ne so, a soldato, poi pian pianino arrivare fino a veterano. Mi pare sia il livello più alto, o veterano tipo estremo, un nome simile. Un altro metodo che ho utilizzato io per migliorare è quello di startare con una sensibilità alta. Quindi, che ne so, voi utilizzate 6 nella normalità, solitamente giocate con 6. Prima di guardare questo video magari giocavate con 6 sensibilità. Ora guardate il video, dopo, appena giocate, provate a mettere sensibilità 10. Andate in contro i bot, in personalizzata, giocate con 10 e provate a fare 100 kill con 10 di sensibilità. Poi startate un'altra partita e provate con 9 di sensibilità, fino a quando, perché facendo così tante kill, il cervello poi si abitua a una sensibilità più alta. Quindi pian pianino, poi, se la abbassate, vi risulterà sempre, per il vostro cervello risulterà sempre più facile muovervi e mantenere la mira sui nemici. E credetemi che ci fa veramente tanto l'allenamento con i bot. Io lo faccio spessissimo perché, a parte che è divertentissimo, poi lo provo con diverse armi. Se vedo che con gli AR ormai sono bello preciso, passo magari alle mitragliette. Un altro consiglio che posso darvi è quello, magari, se vedete che avete 35 colpi, provate a uccidere più nemici possibili con 35 colpi. Quindi magari non state a ricaricare ogni volta che avete voglia, ma ricaricate solo nel momento in cui avete finito i colpi, in modo tale che magari iniziate a sparare one tappando ed cercare di fare più kill possibili. Con un solo caricatore. Nel momento in cui fate un numero alto, potete stare tranquilli perché avete trovato una sensibilità che vi permette di avere una mira ottima. Perché più persone ucciderete con 35 colpi, vuol dire che più colpi avrete fatto entrare e quindi più sarete precisi. Che non è una cosa da sottovalutare. Un altro consiglio che posso darvi, un ulteriore, è quello di provare a one tappare, perché voi provate a one tappare, quindi premerò ogni volta il tasto per far uscire un colpo, perché così cercherete di far entrare più colpi possibili mantenendo la mira sull'avversario. Cercherete di, vi allenerete a seguire l'avversario con la mira, una cosa che è più difficile. È più difficile se voi vi muovete sparando così, è più difficile che muovervi sparando così. Bam 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 bam. Vedete come lo seguo bene l'avversario nel momento in cui one tappo, perché sparo solo nel momento in cui vedo che il nemico è sopra la mia arma. Provate perché è veramente veramente utile.
Ora proviamo a cambiare un attimo la classe e provare con, che ne so, una mitraglietta. Uccidimi, frate. Stesso discorso vale però la mitraglietta, perché come potete vedere io ho accessoriato questa mitraglietta con due impugnature. Perché una mitraglietta, avendo meno danno rispetto a un fucile d'assalto, ha bisogno di che manteniate la mira il più possibile sopra l'avversario. E non è facile se non avete un'impugnatura, perché avrete un rinculo alto, quindi l'arma e la mira vi si alzano e farete entrare meno colpi. E ricordatevi, la cosa più importante non è sparare veloce, ma fare entrare più colpi possibili nell'avversario. Perché sono quelle che fa danno, non è lo sparare veloce che fa danno all'avversario, ma sono i colpi che gli entrano. Poi sicuramente una cosa che aiuta veramente tanto è avere la connessione, perché se avete la connessione potente vuol dire che nel momento in cui sparate il colpo vi entra dove state tenendo la mira, e quindi avrete sicuramente la certezza di migliorare di più, perché saprete sempre dove finisce il colpo nel momento in cui lo sparate. Mentre avendo una connessione di merda come la mia, avrete sempre la paura che il colpo non finisca dove voi sparate. Per quello che tante volte magari sono problemi e dite: ma dove sono finiti i colpi che io ho sparato? Se li mangia la connessione, purtroppo. Quindi, come ogni gioco, richiede code, richiede un'ottima connessione. Ma come d'altronde tutti i giochi nel 2018, siamo solo noi in Italia che abbiamo purtroppo una connessione che fa abbastanza schifo. Comunque provatelo con due o tre armi questo metodo, e fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete reputato utile. E vi chiedo un favore: se ritenete utile questo video, condividetelo ai vostri amici, perché è la cosa che mi interessa di più, perché significa veramente che avete apprezzato questo video e l'avete ritenuto utile. Niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, e niente raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video.